Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia Racing. In questo video vi mostreremo la bici del corridore piemontese classe 1997 che milita nel team Astana, Matteo Sobrero. Vi daremo tutti i dettagli e il peso, ma prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale GCN Italia Racing. Ecco a voi la Villier Filante SLR del campione italiano a crono in carica. La verniciatura di questa bici si abbina perfettamente ai colori ufficiali del team kazako. Il gruppo è Shimano Durace D2 elettronico, ma la gabbia, il cambio e le pulegge sono Ceramic Speed. Guarnitura Durace con corone 53-39, pacco pignoni 11-30. Restando sempre sulla guarnitura, troviamo montato il misuratore di potenza Shimano, le pedivelle sono da 172,5 e i pedali Look Keo Blade Carbon. Passiamo adesso alle ruote, che sono Korima VS da 47 mm di profilo, su cui troviamo montati i tubolari Vittoria Corsa da 25 mm. I rotori dei freni a disco sono Durace da 160 quello anteriore, da 140 quello posteriore. Andiamo adesso nella zona guida, il manubrio è Villier integrato da 41 cm di larghezza con attacco da 130 mm. All'interno del manubrio troviamo il connettore del cambio elettronico, il ciclo computer, anche se nelle immagini non compare, è Garmin. La sella che utilizza Sobrero è una Prologo Scratch M5 con scarico centrale, il reggisella invece è Villier. Chiudiamo la sezione componenti con i portaborracce che sono Tax, stessa cosa vale per le borracce. Infine le misure di questa bici. Sobrero è alto 1,77, la taglia del suo telaio è M e pedala con un'altezza sella di 74,5 cm. Distanza punta sella manubrio 57 cm. Dislivello sella manubrio 11 cm. Infine eccoci al peso di questa bici, 7 kg e 240 grammi. Siamo arrivati alla conclusione, quindi cosa ne pensate? Vi piace questa Villier Filante? Se il video vi è piaciuto ricordate di mettere like, commentare e non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!